Amici Sport Casertano, ben ritrovati a un nuovo appuntamento, sempre in diretta da Sturno, nostro speciale ritiro. Saremo qui con voi fino a domenica, quando la Casertana affronterà l'equipe campagne di Antonio Trovato e poi andrà via, finirà il ritiro. Casertana che ha affrontato oggi in amichevole una formazione rappresentativa di Ariano Irpino, ha vinto 2-1. Noi tra poco andiamo a vedere le immagini, le fasi salienti di questo amichevole, di questo incontro, e poi andiamo a sentire le dichiarazioni di Ivan Rajčić. We wanna see.
iniziato, ecco, come hai detto tu, tutto nuovo, e quindi c'è da imparare, da capire, da seguire richieste, pensiero, concetti del nuovo mister. Poi chiaramente siamo in fase di rotazione, stessi giocatori, giovani, nuovi, quelli che dovranno arrivare, un po', è un mix di tutto, però si sta lavorando con grossa qualità perché è uno staff molto preparato, quindi è quel che ci fa assolutamente piacere e che ci dà coraggio e certezza di cultura di lavoro. Dopodiché niente, adesso gradualmente, poi c'è ancora tanto tempo prima del campionato e aspettiamo di completarsi e con fiducia e positività guardiamo avanti. Tu sei uno dei pilastri, no, di questa casertana, le chiavi del centrocampo ancora una volta sono tra le tue mani, tu sei un guerriero, non vuoi mai perdere, si è visto anche oggi, insomma, dopo solo 7 giorni, un amichevole dove ovviamente gli schemi non sono ancora collaudati, tu ancora che incitavi e lottavi lì in mezzo al campo. Vabbè, ma chiaro, vabbè, quello mi appartiene un po' per il mio modo di essere, di vivere la stessa vita, quindi è il mio concetto di calcio, ecco, quindi fa assolutamente piacere della fiducia della stessa società che pongono in me, dello staff, di tutti quanti. Poi chiaramente, come non esiste singolo, solo esclusivamente il gruppo, quindi tutti sono indispensabili, tutti sono importanti, quindi è una questione di squadra, ecco, non solo di Marajčić. Schema diverso rispetto all'anno scorso, come ti trovi in questo 4-3? Soprattutto cosa ne pensi di Scazzola, del nuovo allenatore? Vabbè, ogni mister c'è l'idea di interpretazione diversa, ecco, siamo noi 20 giocatori che dobbiamo eseguire il suo pensiero, se no non sarebbe facile, ecco, magari il 20 di noi, ognuno che pensasse alla propria maniera, quindi mister è una persona molto preparata, con il suo staff, vede il calcio in una certa maniera, con concetto, senso, sviluppo, cerca di abbinare fase offensiva, difensiva, e quindi c'è soltanto da imparare ed eseguire quel che ci viene chiesto. Tanti giovani sono arrivati, ovviamente ci sarà una scrematura, no? Sono scesi in campo nella ripresa la casettana B, insomma, se vogliamo, tanti giovani. C'è qualcuno in particolare che ti ha impressionato? Vabbè, ma veramente sono tanti, poi è difficile valutare in questo momento dei carichi di lavoro. Ci sono, per non dare a fare il torto a nessuno, quindi veramente sono un po' tutti di belle speranze, ecco. Poi chiaramente sarà la stessa società e staff di scegliere e decidere a chi tenere e chi no. Tu incarni un po' la filosofia del presidente, no? Che vuole in campo 11 lottatori, 11 guerrieri. La tua conferma non è stata mai in bilico. Sei stato voluto fortemente da questa società proprio perché tu reincarni l'idea del presidente D'Agostino. No, ma Chiara fa assolutamente piacere, anzi è stato sempre un concetto un po', noi anche da anni che sto qui nella casertana, una squadra da combattimento, da lotta, di fame, di grinta, chiaramente abbinata a calcio, perché assolutamente cerchiamo di proporlo, però in primis cerchiamo sempre di lottare, di sudare fino all'ultimo, ecco, quello è il nostro concetto, che non si può prescindere da quello, chi vuole giocare con la casertana. La tua idea circa il campionato che farà la casertana, ovviamente nessuno ha la palla di vetro per poter dire quello che succederà, però insomma tu ormai sei un veterano, cosa ne pensi di questa rosa? Sicuramente non è quella finale, ci saranno degli arrivi, però cosa pensi che possa fare questa casertana in campionato? Ma come hai detto tu, chiaramente noi ci abbiamo assoluta fiducia nella società, nel nostro presidente D'Agostino, chiaramente sa dove deve intervenire, quel che deve fare, e quindi siamo tutti fiduciosi e aspettiamo, ecco, perché comunque è una rosa che va completata, però noi assolutamente, ecco, su questa base dello staff che ha idea di calcio, sulla casertanità, ecco, che appartiene questa lotta, questa voglia, quindi uno più uno fa due, poi arriva un'altra giocatore di qualità, c'è soltanto da divertirsi, di far bene, ecco.
Queste erano le parole di Ivan Rajčić, casertano che ricordiamo ha vinto 2-1 contro la rappresentativa di Arian Irpino, la doppietta di De Filippo che ha permesso ai rossoblù di vincere in rimonta. Seconda vittoria consecutiva nel giro di 3 giorni dopo il 3-1 alla compagine della rappresentativa di Sturno, ora è toccata a quella dell'Ariano Irpino. Dunque come primo giorno della seconda settimana, almeno per quanto ci riguarda, è tutto. Torneremo in diretta domani mattina, alle prime ore del mattino saremo qui intorno alle 9 per raccontarvi da Sturno l'allenamento mattutino della Casertana.